Casa di Napoleone con la mappa della Corsica messa a testa in aria. In orizzontale, volevo dire. Ha ucciso il padre di Napoleone. Carlo è il nome del padre di Napoleone, Letizia, quello di della madre, e qua c'è lui. È bellissimo che mi ritornino. Hanno avuto 8 figli, uno è morto a 16 anni. Questa è la spada della battaglia della rivoluzione di Napoleone. Detta pure la spada del fuoco. Il nostro Mario Brega. Ormai sono in confidenza. Letto non originante dell'alcova di Napoleone, ripetiamo, non originale. In questa casa troverete anche i 2 milioni di turisti che ci sono in circolazione. Sono qui anche di minore importanza. Il 18 maggio 1804 è diventato imperatore. In questo museo troverete tutti non originali, sono tutte riproduzioni, come ci dice la nostra guida esperta, signora Patrizia. Quindi guardate il video, risparmiate questi 9 euro, ma è bellissimo. Letizia, il suo vestito bianco e le gambe in ombre. Gran salone della casa di Napoleone. Ho scelto tutte le edizioni questa notte. La serie allungata originale che non troviamo qui è in fotografia, scelta dalla madre di Napoleone. Negli stucchi del lampadario il disegno della tavola della legge che ricorda che il padre di Napoleone era avvocato. Dove tutti questi mobili, compreso questo pianoforte, forma di tavola che si apre dentro il pianoforte, non si sa quali sono gli originali e quelli acquistati dando l'acquirente della casa del genitore di Napoleone. Ne divenne proprietario. I mobili di questa camera di Napoleone, camera di lavoro, sono stati comprati a Marsiglia nel 1700. Se sono stati comprati a Marsiglia, che dovrebbero fare? Se a casa vostra avete uno specchio rovinato, il vostro è vecchio, questo è. Anche questo, e qua siamo in un'altra stanza, l'ultima. Questa è la camera dove è nato Napoleone.
C'è pure il presepe. La portantina, si faceva mancare niente. Sala da pranzo della casa di Napoleone, sala mangi in France dei nuovi. Il tavolo della stanza da pranzo era non originale, le sedie erano originali, mentre qui siamo alla galleria. Italiano, il salone, il grande salone della casa di Napoleone Bonaparte, dei genitori, la casa di famiglia, ereditata poi e venduta a André, il proprietario. Questa bellissima galleria è la prima sala da ballo costruita ad Ajaccio, ed è tutta fatta in legno di noce, come dice la nostra guida turistica Patrizia. Ringraziamento a lei, grazie signora Patrizia. I mobili sono di diverse provenienze. C'è il comò. Sala fumatori della casa dei genitori di Napoleone. Sì, c'è anche il comò. Questo è milanese. Questo comò è stato acquistato a Milano. E il busto è il fratello di Napoleone. Bimbo è passato. Due bambini rossi. Sì, e non può essere. 15 devi mettere, hai messo. Mazza. Quindi non è la stanza della. Scattato l'uno sicuramente. E più avanti. Che era? Due stanze. C'erano le stanzette dei figli. Due stanze e due cantine, sì. nella casa accanto. Ecco, queste, se accesi il video da solo, comunque erano due stanze, non la cova, due stanze nel reparto cantina, conferma? Due cantine e due stanze. Due cantine e due stanze. Ma poco da cittadina. Solo questa statuetta dei biscuiti vale tutta la visita. Napoleone alla guerra. Sono le tappe di Napoleone. Di Napoleone? Terzo. E sua moglie. I ritratti di Napoleone III e sua moglie. Il nostro, il vostro, il caratore. Del Napoleone, c'è moi. Albero genealogico di famiglia. Qui siamo alle cantine. Sono due, se ricordiamo bene dalla spiegazione.
produceva di tutto di più, olio, vino. Ma lui l'ha comprata agli italiani. Che la loro non era buona, gli veniva lo champagne aceto. E vi ho detto tutto. Se vi è piaciuta la visita, mettete un bel mi piace, vi siete risparmiati 9 euro. Alla fine c'è anche il negozietto di souvenir.